Adesso sì. Ok, quindi ci siamo. Riuscite a vedere tutti? Ok. Allora, nel titolo possiamo nucleare delle parole chiave. Allora, dielectric characterization e high-loss material. Questo fino ad ora la caratterizzazione dielettrica dei materiali ad alte perdite è stata fatta utilizzando delle tecniche che sono poco sensibili. La domanda di fondo di ciò che vi andrò a raccontare nei prossimi 30-40 minuti è quella per la quale è possibile sostituire questa tecnica con una più sensibile da applicare ai materiali ad alte perdite? Ecco, grosso modo il senso di base di questa presentazione è questa. Allora, spero. Allora, per poter procedere, scusatemi, ok, ci siamo, sì. Allora, prima di tutto alcuni i punti essenziali che andrò a toccare. Allora, prima di tutto capire perché è importante andare a misurare la permittività complessa di un materiale. Poi descrivere le tecniche di caratterizzazione dielettrica, cioè più principali, cioè le tecniche per la misura della permittività complessa. In particolare mi concentrerò sulle tecniche in cavità risonanti, che proprio per il fatto che è una tecnica, è quella che è stata adottata a Pisa, è una tecnica di questo genere. Poi la questione è cercare di capire come estendere una tecnica risonante nella misura dei materiali ad alte perdite. Questa è la questione principale. E poi alla fine descriverò alcune applicazioni in cui la tecnica risonante è applicata a materiali che mostrano comportamenti ad alte perdite. Allora, iniziamo con alcune nozioni molto di base di elettromagnetismo macroscopico. Allora, noi sappiamo che se vogliamo scrivere equazioni di Maxwell per sistemi macroscopici, ovvero per sistemi che hanno un numero di sistemi, un numero circa di Avogadro di atomi, dobbiamo eseguire delle operazioni di media. Queste operazioni di media vanno fatte su delle scale spaziali e temporali che devono essere intermedie fra quelle microscopiche e quelle delle grandezze macroscopiche. I tempi e le scale spaziali delle grandezze macroscopiche sono quelle dei campi, cioè la frequenza e la lunghezza d'onda. Nel caso delle microonde, questa condizione è ben soddisfatta, quindi noi possiamo passare alle equazioni di Maxwell macroscopiche, però in questa maniera, se ci limitiamo a questo, noi non facciamo altro che riscrivere formalmente le stesse equazioni di Maxwell microscopiche per i campi macroscopici, cioè quindi campo elettrico, magnetico e le densità e le sorgenti, la densità e la densità di carica. E la densità di corrente. In questa maniera però le equazioni non ci sono utili perché dobbiamo esplicitare il ruolo della materia. Allora, come possiamo fare questo? Semplicemente se andiamo nelle sorgenti, cioè quindi nella densità di carica e nella densità di corrente, noi possiamo distinguere il ruolo delle cariche legate e delle cariche libere di conduzione. Con cariche di conduzione possiamo in generale considerare, ovviamente, oltre che le cariche libere, le cariche ioniche e le cariche dovute alle buche di potenziale, alle buche. Inoltre, riguardo alle cariche, a tutto ciò che riguarda le cariche legate, queste possono essere, sono completamente caratterizzate dal vettore di polarizzazione. La questione è. Ciò che dobbiamo capire è come i campi macroscopici inducono la polarizzazione e la densità di corrente, ovvero ci interessano le relazioni costitutive. Allora, per far questo,
consideriamo delle condizioni generali che sono ben soddisfatte, cioè assumiamo che il sistema sia lineare, sia isotropo. In questa maniera possiamo già abbiamo la prima relazione costitutiva, quella che lega il campo macroscopico al vettore di polarizzazione attraverso la suscettività. E poi assumiamo che il sistema sia ohmico e quindi abbiamo la seconda relazione costitutiva che introduce la conducibilità. Ora, in generale noi prendiamo in considerazione i materiali non magnetici. Allora, fatta questa premessa, possiamo riscrivere le equazioni di Maxwell in cui la materia è presentata in maniera esplicita. E la materia è descritta in maniera esplicita da un unico parametro che figura nell'equazione di Ampère. Questa è il parametro che descrive la materia, proprio la permittività complessa. La permittività complessa contiene informazioni sia sulla carica legata che sulla carica libera. Ovviamente è un'informazione globale, non distingue il ruolo delle due, però dice tutto riguardo al sistema che stiamo studiando. La permittività ha un numero complesso, ha una parte reale e una parte immaginaria, e con caratterizzazione dielettrica noi intendiamo la misura di epsilon primo e di epsilon secondo. Ora, riguardo ai meccanismi di perdita nella materia, ce ne sono diversi, ovviamente abbiamo la conduzione elettrica, il rilassamento dielettrico e le risonanze. Ora, tutta questa fenomenologia è riassunta da epsilon secondo, dalla parte immaginaria della permittività dielettrica. In letteratura i materiali che sono considerati materiali ad alte perdite, quelle che hanno una permittività dielettrica che è almeno un decimo, una epsilon secondo che è almeno un decimo della parte reale della permittività complessa. Quindi il confronto è con la parte reale. Allora, nelle misure, l'esperienza a Pisa ci mostra che comportamenti ad alte perdite si osservano spesso per le alte temperature, cioè si osserva che materiali che magari a temperatura ambiente non hanno perdite, riscaldandoli ad alte temperature diventano materiali con altissime perdite. E un esempio ve lo mostrerò alla fine quando descriverò l'applicazione di questa tecnica. Allora, per quanto riguarda le tecniche di caratterizzazione dielettrica, queste si possono, a grosse linee, riassumere in due famiglie principali, quelle a banda larga e quelle risonanti. Allora, come esempio di tecnica a banda larga ci sono quelle i metodi di trasmissione e riflessione. Questi consistono nella misura dei coefficienti di trasmissione e riflessione, e queste misure vengono fatte in guide d'onda caricate con il campione in cui viene inviata la radiazione a microonde. L'idea alla base di queste tecniche è il fatto che si deve riuscire a risalire alla permittività dielettrica del campione una volta che si conosce o il coefficiente di trasmissione, quello di riflessione, oltre alle dimensioni della guida d'onda e alle dimensioni del campione. Ora, questa relazione la si ricostruisce risolvendo l'equazione di Maxwell nel sistema, e questo calcolo può essere sia eseguito in maniera esatta, ma questo è possibile soltanto in casi specialissimi, e in generale però si ricorre alle soluzioni numeriche. Allora, quali sono le caratteristiche principali di questa tecnica? Sono il fatto che è una tecnica a banda larga, come si è detto, e questo è dovuto solo al fatto che le misure vengono eseguite in una guida d'onda. In una guida d'onda è un sistema in cui le misure non vengono fatte sulle singole frequenze. E l'ampiezza della banda dipende dalla guida d'onda che si sta usando.
Però queste sono tecniche che hanno diciamo, il limite di essere a bassa risoluzione. Perché sono a bassa risoluzione? Perché sono misure non da viaggiante, quindi il campione viene attraversato dalla radiazione una singola volta e quindi per questo motivo diciamo, c'è uno scambio di energia molto limitato e questo porta alla bassa risoluzione. L'altro aspetto è il fatto che vengono applicate soltanto su campioni che sono di perdite medio-alte e questo è legato sempre al fatto del singolo passaggio, perché ovviamente per campioni con basse perdite il singolo passaggio non è sufficiente. Ora invece passiamo all'altra tecnica, quella risonante, e su questa mi dilungherò di più perché ovviamente come stavo dicendo è quella che è stata adottata a Pisa. Allora, in questo caso la radiazione viene confinata all'interno di una struttura chiusa. Allora, l'aspetto più interessante è che in questa struttura chiusa la radiazione subisce tante riflessioni. Ovviamente si assume che le pareti abbiano conducibilità alta in modo tale che queste funzionino da specchi sostanzialmente. E il fatto che ci siano molte riflessioni dà a questa tecnica la qualità di essere una tecnica ad alta sensibilità. Perché questo? Perché le tante riflessioni, le multiple riflessioni, porta a tanti passaggi sul campione e il numero di passaggi è grosso modo proporzionale al fattore di qualità. Allora, quindi si ha una sorta di effetto cumulativo sulle perdite, quindi anche se sul singolo passaggio gli scambi di energia sono piccoli, però se se ne hanno tanti dei passaggi, alla fine gli scambi di energia diventano importanti e questo porta all'alta sensibilità. Il difetto, lo scotto da pagare, è il fatto che si tratta di, ovviamente, questo è la, l'altro, il, il, il Cioè, l'effetto cumulativo si ha soltanto in corrispondenza di intervalli molto stretti di frequenza, intorno a determinate frequenze. E quindi, in questa maniera, come tipo di tecnica, una tecnica non a larga banda, ma è una tecnica risonante. Ora, l'altro aspetto è che questa tecnica è adottata. Fino ad ora è stata adottata soprattutto per i materiali a basse perdite e il motivo è sempre legato ai passaggi multipli, perché ovviamente per un materiale ad alte perdite molti passaggi significa che la radiazione a un certo punto viene completamente assorbita prima che si raggiunga la condizione di onda stazionaria, prima che si stabilisca l'interferenza costruttiva. E quindi le basse perdite si capiscono in questo senso. Ora, per le cavità risonanti, quindi abbiamo questo binomio: alta sensibilità, materiali a bassa perdita. Ora, qui a Pisa non ci siamo rassegnati a questo binomio, cioè il tentativo che si sta tentando è quello di utilizzare la tecnica della cavità risonante, quindi con il pregio di essere una cavità ad alta sensibilità, ed estenderla anche alla misura di materiali ad alte perdite. Ora, questa quindi è la questione principale che si vuole risolvere. E quindi, possiamo iniziare a parlare di quello che è stato fatto qui a Pisa. Allora, è stata adottata la tecnica risonante. La tecnica risonante significa che la struttura chiusa è stata usata, è una cavità cilindrica. Ecco, questa è un'immagine a cavità che viene usata a Pisa, è una cavità che ha la base inferiore e superiore inferiore in acciaio, mentre le pareti laterali sono in alluminio.
Poi questa cavità viene alimentata con delle reazioni, con delle microonde che cadono in un intervallo molto stretto vicino a 2,45 GHz. Allora, le dimensioni interne della cavità sono queste. Allora, i 2,45 GHz non sono un caso, ma si tratta di una frequenza che cade in una, quella si dice, una banda ISME, cioè una banda che ha rilevanza in ambito industriale, scientifico e medico. Questo, e quindi quando si è interessati all'applicazione di microonde in uno di questi settori, ovviamente la banda ISME è quasi un dovere morale, cioè bisogna ricorrere a una banda ISME. Allora, dentro la cavità risonante possono vivere soltanto determinate, abbiamo detto, onde stazionarie con determinate frequenze. Queste onde stazionarie si chiamano modi e ce ne possono essere tanti. Per la misura viene adottato il modo TM010. TM010 significa trasversale magnetico, cioè il campo magnetico è ortogonale alla direzione longitudinale. Qui per direzione longitudinale si intende l'asse della cavità e quindi lungo la direzione longitudinale si può trovare soltanto una componente del campo elettrico. In realtà il TM010, nel TM10 010 il campo magnetico è una sola componente, che è la componente azimutale, e il campo elettrico è solo longitudinale. Allora, 010 sta, il primo zero è il fatto che queste due componenti non dipendono dall'angolo, l'altro zero è il fatto che queste componenti non dipendono da z, l'uno significa che queste componenti possono dipendere solo dal raggio. E dipendono nel modo in cui vedete, cioè viene mostrato da questi grafici. La cosa che vorrei sottolineare è solo il fatto che in corrispondenza dell'asse, cioè in corrispondenza di questo punto, si ha il massimo del campo elettrico, e mentre per il campo magnetico si ha uno zero. Ora, come viene alimentata questa cavità? Viene alimentata con un VNA, un analizzatore vettoriale di reti. Questa è l'immagine dello strumento. Allora, questa, oltre che essere la sorgente del microonde, serve anche per acquisire le curve di risonanza. Questa è una tipica curva di risonanza che ha. Risulta essere fittata con buonissima approssimazione da una Lorenziana. Ora, perché è importante il fit Lorenziano? Perché il fit Lorenziano ci permette di determinare la frequenza di risonanza del modo, la larghezza metatezza, cioè, ma più che la larghezza metatezza, il fattore di merito, cioè il rapporto fra frequenza di risonanza e larghezza metatezza, e il coefficiente di accoppiamento. Questi tre numeri, cioè la frequenza di risonanza, il fattore di merito e il coefficiente di accoppiamento, definiscono univocamente il modo. Ora, fino ad ora abbiamo parlato della cavità vuota. Ora vogliamo capire come il campione viene inserito in questa cavità, come la cavità viene caricata. Allora, il modo è, cioè il campione tipico ha questa forma, sono dei cilindretti, e questi cilindretti vengono inseriti dentro un portacampione che è costituito da un tubo di quarzo, e questi cilindretti poi vengono fermati da barrette di quarzo. Ecco. Forse si vedono male, ma in questa maniera la posizione del campione viene fissata. Le dimensioni del portacampione, cioè del tubo e della barretta, cioè quelle che interessano sono le dimensioni interne del tubo, che sono circa 7 mm, e le dimensioni e il diametro tipico del campione sono leggermente inferiori. Più o meno sono queste, cioè 6-8, mentre l'altezza è intorno a 1 cm. Allora, il sistema campione più portacampione viene inserito nella cavità attraverso questi fori, c'è un foro superiore e un foro inferiore, quindi viene inserito lungo l'asse.
il campione viene posizionato più o meno intorno al centro. Ora, quando noi inseriamo il campione, il portacampione, nella cavità, acquisiamo due curve di risonanza. Queste sono curve sperimentali. La prima curva, questa a destra, è la curva di risonanza del quarzo, cioè quando che si misura quando nella cavità si trova solo quarzo, mentre la seconda curva di risonanza è quella in cui al centro della cavità si trova il campione, quindi questa la chiamiamo curva di risonanza del campione. Ora, l'idea alla base del metodo di risonanza è quella per la quale è quella che afferma che se io misuro, cioè la frequenza di risonanza, il fattore di merito della curva di risonanza del quarzo, della curva di risonanza del campione, io devo essere in grado di risalire alle permittività complesse, cioè quindi la parte reale, parte immaginaria della permittività del quarzo e alla parte reale, la parte immaginaria del campione, cioè che è la grandezza che ci interessa. Ora, il problema è capire come dalle grandezze sperimentali, dalle grandezze elettromagnetiche acquisite dalle curve di risonanza, si possa risalire alle grandezze, ai parametri di elettrici. Come può essere fatto questo? Allora, storicamente è stato fatto all'inizio, quando non erano disponibili gli strumenti informatici, si procedeva in maniera analitica, quindi si scriveva un'equazione esplicita associata al sistema, e la questione è che questa equazione la si può scrivere soltanto in casi molto speciali, cioè quando la geometria del sistema è molto semplice e soprattutto quando le disomogeneità dielettriche sono in una sola direzione. Quindi esempi possono essere questi, cioè questa è una sezione della cavità risonante, quando qua la disomogeneità in questo caso è solo lungo il raggio, in questo caso è solo lungo l'asse. Allora, quindi si capisce che questo approccio è difficilmente può essere eseguito, perché si tratta di condizioni molto particolari e difficili da realizzare nella pratica. Cioè, l'approccio che invece risulta, diciamo, che si segue in generale, e che è quello che abbiamo seguito anche noi, è quello di risolvere il problema generale, il problema elettromagnetico nella struttura risonante, e di determinarne le soluzioni in maniera rigorosa. E questo lo si fa utilizzando le tecniche informatiche che permettono, numeriche, che permettono di determinare le configurazioni dei campi nella struttura risonante. Per far questo però è necessario prima preparare un modello numerico della cavità con il campione e il portacampione. Per preparare questo modello è necessario conoscere la geometria di tutti gli elementi presenti nella cavità e assumere che questa geometria sia esatta. Ora, perché questa condizione sia soddisfatta, cioè per poter assumere l'esattezza della geometria, è necessario che le misure siano fatte con estrema accuratezza. Quindi questo è un altro aspetto importante da sottolineare, cioè le misure devono essere, specialmente le misure che riguardano il campione e il portacampione, devono essere fatte in maniera con estrema precisione. Ora, questo è il modello tridimensionale della cavità. Qui vediamo il portacampione, cioè quindi il quarzo, il tubo, questo è il campione. Questa è l'antenna che alimenta la cavità. E poi qui vediamo la configurazione di una soluzione del problema elettromagnetico su una sezione della cavità. Allora, quello che si capisce benissimo è che per risolvere un modello tridimensionale, cioè la risoluzione di un modello tridimensionale è un impegno computazionale non indifferente. E poi se si pensa che per ogni sezione di misura questo problema va risolto n volte, si capisce che il modello tridimensionale risulta essere una via impraticabile.
La semplificazione successiva è quello di passare ovviamente al modello bidimensionale. Qui vedete, questa è la cavità, questo è il quarzo e questo è il campione. Però per fare questo passaggio, quindi dal modello tridimensionale al modello bidimensionale, è necessario assumere che il modello tridimensionale abbia simmetria assiale. Ma questo capite benissimo che non è vero, perché l'antenna rappresenta un elemento di disturbo per fare questo passaggio. Però possiamo dire in qualche modo che i due modelli non sono molto diversi fra di loro. In quale senso i due modelli non sono molto diversi fra di loro? Nel senso che l'antenna è poco accoppiata con i campi nella cavità. E per dare una stima, dare una stima numerica del fatto che questo accoppiamento è debole, è sufficiente risolvere la cavità vuota con il modello tridimensionale, il modello bidimensionale, e confrontare fra di loro i valori delle frequenze di risonanza del modulo TM010 ottenuto dai due modelli. E questo è stato fatto, quindi si è visto che l'errore che viene commesso, l'errore relativo, è dell'ordine dell'1 per 1000. Però, nonostante questo errore sia piccolo, questo è stato considerato come un contributo sistematico, una correzione sistematica da aggiungere ai valori sperimentali prima che essi vengano inseriti nel modello bidimensionale. In questa maniera possiamo utilizzare il modello bidimensionale con una certa tranquillità. Ovviamente l'assunzione che viene fatta è il fatto che se noi cambiamo campione, l'errore deve rimanere sempre in questo ordine di grandezza, cioè quindi che la perturbazione dell'antenna sia sempre locale intorno all'antenna, non riguardi i campi vicino al campione. Ora abbiamo il nostro modello bidimensionale, lo risolviamo. Risolverlo significa dare in pasto al modello le grandezze sperimentali, cioè quindi la frequenza di risonanza, il fattore di merito del quarzo, la frequenza di risonanza, il fattore di merito del campione la soluzione del problema elettromagnetico ci permette di ottenere i quattro parametri che si riferiscono, dielettrici che si riferiscono al quarzo e che si riferiscono al campione. Quindi in questa maniera abbiamo raggiunto il nostro scopo, quindi dalle misure elettromagnetiche abbiamo ottenuto, e quindi a partire dalle risonanze abbiamo ottenuto i parametri dielettrici. Ora qualche parola riguardo al setup sperimentale. Di solito una sessione di misura riguarda cioè si sceglie una sequenza di temperature. E per ciascuna temperatura il campione viene riscaldato a quella temperatura, poi viene portato in cavità, vengono acquisite le due curve di risonanza, quella per il quarzo e quella per il campione, quindi si hanno le curve di risonanza del sistema alla temperatura T fissata. Poi velocissimamente si riporta il campione nel forno e si passa alla temperatura successiva. Quindi in questa maniera una sessione di misura sostanzialmente consiste nell'acquisire un certo numero di curve di risonanza, e ciascuna di curve di risonanza si riferisce a una temperatura diversa. Ok, ora le possibili fonti di errore. Questa è una questione anche importante. Allora, prima guardiamo gli errori sulle dimensioni. Allora, abbiamo detto che riguardo agli errori sulle dimensioni possiamo dire che questi non vanno oltre all'1 per 1000. Quindi, diciamo, l'assunzione di geometria senza errori può essere giustificata. Poi, per quanto riguarda gli errori sulla frequenza di risonanza e sul fattore
di merito. Allora, questi errori dipendono in maniera critica dal fit lorenziano. Allora, però possiamo dire che in letteratura si assumono, perlomeno come errore relativo, sul fattore di merito un valore che è circa dell'1%, mentre la situazione è molto più tranquilla riguardo alla frequenza. Per quanto riguarda invece la temperatura, nel nostro caso nel forno ci sono due termocoppie, queste danno una temperatura inferiore e una temperatura superiore. Il valore della temperatura viene assegnato come valore medio di queste due temperature e l'errore viene stabilito di conseguenza. Infine, la questione dell'espansione termica, l'espansione termica di campione e portacampione e quarzo. Cioè, i coefficienti di espansione termica in questo caso sono più o meno dell'ordine di 10 alla meno 6. Ora, se abbiamo un'escursione di temperatura che è all'incirca di 1000 gradi, cioè il forno ci permette di arrivare fino a 1200 gradi, questo significa che l'errore relativo sull'espansione termica è del per 1000, quindi è dello stesso ordine di grandezza delle misure sulle dimensioni. Ok. Poi passiamo invece a un errore, a un problema che può diventare particolarmente serio se non viene preso in considerazione. Allora, l'errore si tratta del problema delle gap. Allora, in che consiste? Consiste nel fatto che le facce del portacampione, del quarzo, non sono perfette. Questo perché il quarzo è un componente commerciale. Questa è una scelta che è stata fatta, cioè si preferisce ovviamente procedere con dei componenti commerciali che non sono stati sottoposti a lavorazioni particolari e comunque, nonostante questo, si cerca di ottenere delle misure di ottima qualità. Ora, però, per far questo occorre in qualche maniera ovviare al problema di questi spazi che si creano fra portacampione e campione. E quindi bisogna in qualche maniera stimare le dimensioni di questi gap. Allora, perché questi gap possono rappresentare un problema serio? Possono rappresentare un problema serio perché all'interno di questi spazi, durante la misura si possono annidare dei campi particolarmente intensi, quindi il campione si viene a trovare in vicinanza di campi intensi e quindi la cavità viene a essere perturbata in maniera non trascurabile da questi campi. Ora, e quindi questo si ripercuote come un effetto porta a sovrastimare il valore della epsilon del campione. E questo problema cresce con il valore della permittività dielettrica. Quindi il problema del gap va ovviamente preso in considerazione, diventa una questione sempre più seria man mano che il valore della epsilon cresce. Ora, come viene stimato il valore del gap? Allora, ovviamente non si può procedere a una misura diretta di questo, per esempio, con un micrometro, ma viene determinato in maniera indiretta. Come? Cioè, si considera il gap come se fosse un campione. Quindi si inserisce praticamente il portacampione senza campione all'interno della cavità. E si misura l'effetto del gap sul modo, quindi si misura la variazione della frequenza di risonanza. A questo punto si procede come nel caso della misura dielettrica, cioè si risolve numericamente, si risolve il problema elettromagnetico della cavità con il gap e la soluzione. Il valore del gap è quella per la quale si riproduce la differenza di frequenza che è stata misurata, il delta nu misurato. Ora, i valori tipici che si ottengono per il gap sono di questo ordine di grandezza, quindi intorno ai 30-50 micrometri. Allora,
A questo punto arriviamo all'applicazione della tecnica, cioè quindi questo è il primo esempio di misura, con una tecnica risonante su un campione che mostra alte perdite. Allora, perché il campione è un campione di silicio? Ora, perché è stato scelto il silicio? Per vari motivi. Primo è un motivo di ordine pratico, perché il silicio diciamo, è particolarmente interessante nell'ambito dell'industria dei semiconduttori. Allora, secondo motivo è che il silicio ha tutti i titoli per essere considerato un materiale standard. In che senso standard? Nel senso che è un materiale che è omogeneo, è isotropo, e che è facilmente lavorabile e la misura su due campioni che sono stati preparati nella stessa maniera deve dare gli stessi risultati, quindi è riproducibile. Allora, questo quindi è un altro motivo per cui il silicio merita interesse. Ora, c'è un altro motivo che è legato, strettamente legato alla tecnica di misura. Il silicio, infatti, mostra che a temperatura ambiente ha delle perdite assolutamente trascurabili, ma non appena lo si riscalda di appena 300, poco più di 300 gradi, diventa un materiale con delle perdite assolutamente particolarmente elevate. Quindi questo è un esempio di materiale che passa da comportamento no, non, no, senza perdite a un comportamento di grandissime perdite soltanto con il riscaldamento. Quindi questa rappresenta un'occasione in cui la tecnica risonante può essere applicata per verificare se può essere, cioè, utilizzata per verificare se può essere applicata su un materiale ad alte perdite. Ora, guardiamo a queste curve. Queste sono le curve di risonanza che sono state acquisite in una sessione di misura sul silicio. Allora, vediamo che in questa, in queste, qui, le, qui abbiamo tutta la successione di temperature, partiamo dalla temperatura ambiente e arriviamo a 400, quasi 450 gradi. Allora, vediamo che le curve a temperatura, possiamo in questa sequenza di curve possiamo distinguere tre regioni. La prima regione è quella a destra, che rappresenta le curve che sono state acquisite alle temperature più basse, fino a circa 150-160 gradi. In questo regime vediamo che le curve di risonanza tendono ad allargarsi, quindi questo significa che il fattore di qualità di queste curve tende a diminuire. Poi c'è una regione centrale in cui grosso modo le curve mantengono la loro larghezza, quindi il fattore di qualità grosso modo non cambia, e una regione invece a temperature più alte in cui le curve tendono a restringersi e quindi il fattore di qualità ricomincia ad aumentare. Quindi c'è un comportamento non monotono rispetto alla temperatura del fattore di qualità. Allora, quindi ci dovremmo attendere che anche le perdite abbiano un comportamento non monotono, perché le perdite dovrebbero andare come l'inverso del fattore di qualità. Invece, se passiamo ai valori di epsilon primo e epsilon secondo che sono stati ottenuti a partire dalle curve di risonanza che vi ho appena mostrato, vediamo che rispetto a temperatura c'è tutt'altro che un comportamento non monotono, è un comportamento monotonissimo. Allora, quindi sembrerebbe esserci una stranezza. La possiamo spiegare questa cosa? A questo punto, per far questo possiamo aiutarci con queste curve. Allora, queste curve sono state ottenute numericamente, risolvendo sempre il solito problema elettromagnetico nella cavità. Però in questo caso noi abbiamo calcolato la frequenza di risonanza e il fattore di merito del modo del campione per valori fissati della epsilon primo del campione al variare di epsilon secondo.
E queste sono curve importanti perché sono curve molto generali, queste si riscontrano in qualsiasi sistema risonante, quindi merita l'attenzione proprio per questa maniera, per questo motivo, cioè gli andamenti sono assolutamente generali. In particolare è interessante, cioè merita attenzione il fatto che la curva del fattore di qualità abbia un minimo. Ecco, la presenza di questo minimo è una questione importante. E spiega in qualche maniera gli andamenti apparentemente contraddittori che abbiamo ravvisato nelle figure precedenti. Allora, perché le spiega? Perché si vede benissimo che. Un attimo. Oh, scusatemi. Ok, si vede benissimo che all'aumentare della. Scusate, ecco. All'aumentare della temperatura, quindi se ci spostiamo in questa direzione, epsilon secondo cresce ovviamente in maniera monotona, mentre per le temperature più basse abbiamo che Q prima diminuisce e poi ricomincia a crescere. E quindi abbiamo in questa maniera spiegato i due comportamenti tra di loro, diciamo, non compatibili, no, apparentemente non compatibili. Ora, la cosa che per spiegare questo minimo, la presenza di questo minimo, possiamo ragionare in questa maniera. Cioè, tutto ciò che è al di sotto di questo minimo corrisponde a quello che si dice il regime di depolarizzazione. In queste condizioni i campi praticamente penetrano completamente all'interno del campione, mentre a destra di questo minimo abbiamo quello che si chiama il regime di svuotamento di campi del campione, nel senso che anche se le perdite crescono, e questo spiega perché con le perdite che crescono, il fattore di qualità aumenta. Allora, perché il fattore di qualità aumenta quando le perdite crescono? Attraverso questo meccanismo di svuotamento. Allora, lo possiamo spiegare in questa maniera. Allora, abbiamo che l'inverso del fattore di qualità va grosso modo come un fattore che si chiama fattore di riempimento per la tangente di perdita, cioè il rapporto della parte immaginaria e parte reale della permittività. Ora, il fattore di riempimento non è altro che il rapporto dei volumi del campione con i campi, cioè occupati dai campi, diviso il volume della cavità, il volume. E quando nel campione i campi vengono rimossi, cioè si svuota di campi, ovviamente questo termine tende a diminuire, perché diminuisce il volume del campione occupato da campi. Quindi quando si passa oltre al minimo, succede che anche se le perdite aumentano, questo fattore diminuisce di più di quando aumentano le perdite, e quindi questo termine tende a diminuire e quindi il fattore di qualità tende ad aumentare. Ecco, questo è il modo con cui si spiega questo andamento e quindi la posizione, il fatto che qui ci sia un minimo, che è un fatto importante. Ora, ritorniamo a queste curve. Ci chiediamo, sono credibili? Le possiamo prendere in considerazione per tutte le temperature? Allora, la cosa per testare, per verificare questo fatto, la cosa più semplice è quella di confrontare fra di loro le mis diverse misure. Ed è questo che viene in qualche maniera raccolto in questi grafici. In questi grafici abbiamo sia per epsilon primo che per epsilon secondo tre curve che rappresentano tre sessioni di misura. Una sessione di misura è quella che vi ho mostrato in precedenza. Le altre due sono state ottenute semplicemente andando a sostituire
o il portocampione o i campioni. Ovviamente i campioni sono stati presi dalla stessa produzione. Vedete benissimo che la misura, diciamo, più problematica è quella su epsilon primo. Esiste una temperatura oltre la quale non ha più senso andare a considerare il valore di epsilon primo. Allora, e questo è il criterio che è stato usato per stabilire questo limite massimo, è quello per il quale la discrepanza non deve superare il 10%, e questo si verifica al di sotto dei 300 gradi. Quindi si considerano i valori di epsilon primo fino a questa temperatura, oltre ovviamente non ha più senso. La cosa che salta all'occhio è il fatto che l'epsilon secondo invece risulta molto più stabile. E quindi questo ci porta a pensare che possiamo andare oltre questa temperatura. Infatti, se consideriamo tutta la curva, vediamo che risultano accettabili i valori anche fino a 350 gradi. E in questa maniera vediamo che le perdite dell'epsilon secondo del campione passano in questo intervallo di temperatura praticamente da valori che sono a temperatura ambiente 0,2 fino a valori che sono non sono molto distanti da 400. Quindi abbiamo una escursione, una variazione di circa più di 3 ordini di grandezza. E questo è quello che vi stavo dicendo prima, cioè nel silicio si ha un comportamento con la temperatura che per cui si passa da da un comportamento di materiale senza perdite a un comportamento di materiale con perdite altissime. E questo è la prova per cui con una tecnica risonante si riesce a eseguire delle misure anche su materiali che hanno questa escursione, questa variazione così ampia delle proprietà di perdita, e il fatto che la tecnica risonante si possa applicare anche a materiali con alte perdite. Ecco, questa è la cosa per cui in qualche maniera il tentativo di estendere la tecnica risonante anche in materiali ad alte perdite in qualche maniera ha avuto un successo, almeno in questo caso. Ora ci chiediamo perché la misura su epsilon primo risulta più problematica. In qualche maniera questo grafico potrebbe spiegare questo fatto. Allora, queste sono le curve numeriche di cui vi parlavo prima, della frequenza in funzione delle perdite. Vedete, qui però abbiamo ovviamente le curve per diversi valori di epsilon primo. Una corrisponde a epsilon primo 11,6, 11,6 il valore di epsilon primo per il silicio a temperatura ambiente. 14 è l'epsilon primo massimo misurabile. 30 è un valore intermedio, 100 e 250. La cosa che volevo farvi notare è il fatto che se si va su con le perdite, ci sono valori delle perdite per cui queste curve tendono tutte a sovrapporsi. Ecco, questo è il valore massimo, cioè che è stato fissato per epsilon primo. Vedete che in corrispondenza di queste perdite le curve sono sostanzialmente sovrapposte, quindi questo significa che la misura sulla frequenza risulta completamente insensibile rispetto a epsilon primo, quindi l'informazione che ci viene dalla misura sulla frequenza risulta del tutto inutile per epsilon primo, quindi ci viene a mancare delle informazioni per determinare epsilon primo, e questo giustifica il fatto che la misura di epsilon primo da questo punto di vista è quella che diventa epsilon primo è quello che problematico misurare la epsilon primo oltre certe perdite. Ok. Ora, per quanto riguarda il gap, allora vi volevo semplicemente far notare, far osservare questo fatto. Allora, ovviamente nel nostro caso il gap l'abbiamo misurato, il valore che è stato stimato per il gap è questo qua, e ci chiediamo se nel caso la nostra misura del gap non fosse corretta, no? Mettiamo
che il valore corretto fosse invece che delta gap fosse alfa volte delta gap, dove alfa può essere 0,5, quindi in questo caso abbiamo sovrastimato il gap, o il gap fosse essere invece 45 micrometri, quindi l'abbiamo sottostimato. Qual è l'errore che si commette rispetto, qual è la differenza rispetto al valore che vi ho presentato prima? Allora, questo delta alfa rappresenta l'errore relativo che si commette quando si considera quando il gap corretto è alfa volte gap rispetto all'errore relativo rispetto al modulo di epsilon. E qui abbiamo le curve che mostrano questo errore relativo in funzione del modulo di epsilon. E si vede benissimo, e si vede che il gap cresce in maniera, l'errore relativo cresce moltissimo, fino ad arrivare fino a quasi al 20%, al crescere del valore della permittività. Quando il 20%, il 16%, per esempio, per questa è la curva con alfa uguale a 0, significa quando si trascura completamente il gap. Si vede che si arriva a questi valori anche con un alfa solo di 60, che non è un valore eccessivamente elevato. Quindi il gap, la valutazione, la stima del gap è una questione molto seria, e lo diventa ancora più seria quando i valori della permittività sono, diciamo, cominciano a essere grandi. Ora, velocissimamente, due parole sulla misura del carburo di silicio. Queste sono le curve di risonanza, praticamente analoghe a quelle che vi ho mostrato in precedenza per il silicio. In questo caso, a temperatura ambiente si ha una curva di risonanza che si viene a trovare nella regione che nel silicio abbiamo individuato come regione intermedia, quindi si parte già da una posizione avanzata. Quindi, però l'andamento è identico, cioè abbiamo che nella parte iniziale, diciamo, le curve tendono ad avere un Q circa costante, poi a un certo punto, quando la temperatura cresce, le curve, le risonanze, la risonanza al crescere la temperatura ha un fattore di qualità sempre più elevato. Ora, questi sono i risultati sperimentali e il confronto fra due sessioni di misura. In questo caso, nelle due sessioni di misura si è adottato lo stesso campione, ma porta campioni diversi. E, ovviamente, come prima, la misura su epsilon primo dà più problemi rispetto alla misura su epsilon secondo. Ecco, quindi, grosso modo, vi volevo dire solo questo riguardo al carburo di silicio. Quindi, per le conclusioni, ecco, ho cercato di mostrare come poter in qualche maniera estendere una tecnica risonante per misure su campioni ad alte perdite, quindi cercare di individuare tutti i fattori critici che possono intervenire in qualche maniera rappresentare un limite in questa estensione. E vi ho mostrato come in realtà questa estensione è stata possibile nel caso del silicio che a 350 gradi è un materiale ad altissime perdite. Poi per quanto riguarda, abbiamo visto come i punti chiavi della misura sono rappresentati, oltre che al calcolo rigoroso della struttura del problema elettromagnetico nella struttura risonante, anche il controllo sulle dimensioni, quindi la necessità di misure accurate sulle dimensioni,
il problema delle gap, le difficoltà che esistono nella misura dell'epsilon primo. Allora, per quanto riguarda possibili sviluppi, allora, questa tecnica può essere applicata, per esempio, l'abbiamo applicata per il silicio non drogato, è la stessa, sono disponibili, abbiamo dei campioni di silicio drogati e quindi la nostra intenzione è di applicare questa tecnica anche a questi campioni. E poi c'è il fatto che al gruppo di Pisa sono venute parecchie richieste per misure dielettriche sia da ambienti industriali che da gruppi in ambiente accademico. E quindi il lavoro da questo punto di vista non dovrebbe mancare. Ora, quindi vi ringrazio, ringrazio ovviamente le persone con cui lavoro, quindi Giuseppe Annino e Roberto D'Ambrosio. Ecco, grazie a voi, grazie a tutti.